istituire un'ASL distaccata dall'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. E questa è la proposta di legge di iniziativa popolare che i sindaci del Pollino e dello Ionio hanno presentato in conferenza stampa nella Sala degli Specchi della sede della provincia. L'intento è quello di realizzare l'ASL Pollino Sibaritide per rendere più agevole l'organizzazione dei servizi sanitari e riordinare, così facendo, il sistema dell'ASP di Cosenza, troppo saturo, secondo i sindaci, per soddisfare tutti i bisogni di un territorio così vasto. L'obiettivo principale è dare centralità al territorio del Pollino e della Sibaritide, ma nello stesso tempo garantire cure più efficaci in termini sanitari ai cittadini. Anzi, togliendo una parte di gestione alla ASP di Cosenza, io sono sicuro che anche gli altri territori ne gioverebbero, perché chiaramente la gestione di Cosenza sarebbe più limitata, più ristretta e quindi con maggiore attenzione verso il territorio dell'area urbana e del Tirreno e della Sila, togliendo praticamente quest'area importante della provincia di Cosenza, la Sibaritide del Pollino, relegandola a un'altra gestione autonoma. Io penso che la politica debba avere la capacità di analizzare quelli che sono dati oggettivi. La riforma del 2007 può darsi che ha portato un risparmio, ma questo è tutto da verificare, perché poi successivamente siamo stati commissariati. Ma di certo non ha portato a un miglioramento del servizio. Vale a dire, da un lato la struttura amministrativa è stata decapitata perché è stata creata un'unica ASP, dall'altro sono stati chiusi tanti ospedali. Ora è chiaro che noi non stiamo parlando dell'offerta sanitaria, perché non rientra tra le nostre competenze. E la proposta di legge è una proposta di legge regionale, perché rientra nelle competenze della regione quella che è la ripartizione, senza ovviamente aumento dei costi, perché non sarebbe possibile con l'invarianza della spesa, per una distribuzione delle risorse economiche date e delle risorse umane attraverso la creazione di due aziende sanitarie, una che comprenda Pollino e Sibaritide, e a me fa molto piacere questa unità dei territori, perché vuol dire che siamo facendo gli interessi delle nostre comunità, e gli interessi delle nostre comunità partono proprio dalla tutela della salute.